Ciao a tutti e Ciao a tutti! bentornati a una nuova puntata di League of Legends in esclusiva per voi qui su LoL Italia. Siamo noi di SeiTool protagonista a commentare una partita che ci è stata mandata da Sbritz. Sbritz, sì, che in questo game fa la parte di Nocturne, giocatore del team blu. Nonché Forest, anzi no, Jungle, perché Sì, questi sì. non sono pini, è una giungla ragazzi, ci sono le liane. Aguzzate lo sguardo. Benvenuti nella landa degli evocatori. Vediamo se ci sarà subito un assalto alla forest nemica, ma per rubarsi qualche buff. Beh, Oppure ci sarà forse una kill, chi lo sa? come al solito vanno sicuramente a prendersi il buff. Vediamo se si prendono il Sì. loro o quello degli altri. Vediamo un dottor Kennen, comunque skin di Kennen, che fa le feci del dottore. Perché voi dovete sapere che io ho una particolare passione per quel piccolo bastardo di Kennen, un annetto Vediamo fetentissimo. subito, attenzione, perché Singed porta indietro Sona, ma usa il flash e c'è subito la prima kill, Game killata over! Sona. È apparso un game over! E quindi ci si portano subito in vantaggio il team blu Che brutta con figura, 1-0 a Sona. soli 20 secondi dall'inizio, 1 minuto e 25. Eh sì, un first blood facile, facile, facile. Eh sì, era andata a piazzare la ward, ma Singed le ha niente. lanciate indietro, lei si è fatta un flash per salvarsi, gli altri hanno detto, se lo fai tu lo faccio anch'io. Sì. L'hanno raggiunta e se la sono E si sono divorata. tutti splashati. Vediamo che comunque sì, ognuno è andato nella propria forest, quindi non c'è stato nessuna mossa tattica di ruba ruba. No. Tutto tranquillo per ora. Beh, tranquillo, diciamo, tanto tranquillo Vaglielo non perché c'è raccontare stato a subito il Sona. first blood, però nella regola, via. Vabbè, comunque. Presto vedremo come decideranno di sistemarsi per le lane. Vabbè, intanto è palese quali sono i jungler. Sono, vabbè, da una parte Nocturne, dall'altra parte Jax. Mentre mid abbiamo Janna e Kennen, dottor Kennen. Il dottor Kennen. È bellissimo il dottor Kennen, guardatelo. Mentre vediamo Mentre top qua. che abbiamo Singed contro Nidalee. Nidalee. E per esclusione, anche se vabbè, la telecamera ci sta aiutando, sembra che ci ascolti. Sì. Oh, attenzione, prima di nominarli, vediamo se qualcuno di loro muore, perché potrebbe farsi interessante la faccenda. Eh sì. Draven ha rischiato parecchio, perché Jax si è fatto subito aggressivo. Comunque, li abbiamo visti. In bot abbiamo Draven e Thresh contro, mi sembra, Sona e E Vayne. Bane, Sì. Sona Che e Bane. prima c'era anche Jax, che è il loro jungler, che si è un attimino messo in mezzo. Questa è una partita, mi sembra, di giocatori di livello 30, da quando mi ha scritto dall'email Sbritz che ce l'ha mandata, quindi ci aspettiamo delle gran belle giocate. E vediamo subito bot, Bellissima. Nidalee gankata da Nocturne. Il problema è che però Attenzione sta che scappando nella killa direzione Nidalee, sbagliata. killa. Nidalee, ecco, è morta, morta. Eh Bella sì, fatta perché Janna ha adesso, fatto però. tutta la sua giocata facendo il giro però andando verso la torre nemica, quindi da lì è riuscita a giocarsi bene gli arbusti, a tirare la freccia alla cieca, perché abbiamo visto che da un arbusto ha colpito dentro quell'altro, quindi sì, sapeva che il nemico era lì, ma non aveva precisa la posizione ed è riuscita a portarsi a casa il kill, poi però è rimasta Sì. bloccata a imbuto perché da torre da una parte e nemico dall'altra, quindi è dovuta Comunque morire. complimenti per la giocata di Nidalee. E quindi la situazione è pressoché uguale a prima, infatti prima eravamo 1-0, 1-2-1, quindi sempre in vantaggio il team blu. Il blu Ma team. così. Vediamo Draven che continua a lanciare le sue asce, a riprenderle tutte, anche questo giocatore come il precedente game che avevamo castato sul canale di LoL Italia, c'era un giocatore sempre con Draven che prendeva tutte le asce, non è molto difficile però. Sì, ma parliamo un attimino di questo dottor Kennen. Perché a me piace così tanto questo dottor Kennen? Ma intanto ha quella cavolo di terza abilità per scappare, questa, per diventare veloce, che è eccezionale. Oltre a fare danno e aggiungere il marchio, lo rende praticamente incolpevole. Cioè, via, fuga, salvo. Non muore quasi mai con questo personaggio. È ranged, stunna, la ulti è fantastica, poi usa l'energy, cioè ragazzi, io adoro i PG con l'energy. Ah sì, infatti non dovrebbe essere neanche nominato mago, ma assassin. Sì, infatti, tanto per leggere così prima di fare il video un paio di informazioni sul sito me lo considerano come mago ranged. Boh, cioè, se lo dicono avranno le loro motivazioni, anche se io però lo considero quasi più un assassino o un carry. Di Eh sì. Vabbè, mage. Sì, comunque vabbè che è continuiamo tutto danno sulla magico top, il suo. Singed e Vitaly si continuano a stuzzicare, mentre anche
in botte. Ah, lo considereranno mago perché tutto il suo danno trash. Tutto il suo danno è danno magico, sì. Quindi per quello lo chiameranno mago. Sì. E Kerry evidentemente ormai Asker si è fissato su Ken, ragazzi. Ah beh, sì, qua in botte vediamo che ci sono quattro tizi che si fanno qualcosa, sì, ma io voglio sapere cosa sta facendo. Però arriva Jax dalla Forest, forse diventerà un gang top, vediamo che c'è l'aggiramento. Molto aggressivo questo Jax. Ma andiamo a dare un'occhiata in top, ecco, infatti. Teniamo un attimino d'occhio la situazione qua, sblocchiamo questa D-camera che mi fa impazzire. E la D-camera oggi è più... è più movimentina di solito, Vabbè, di solito. Sembra che Jax, attenzione, Jax attacca Singed, il flash bellissimo di Singed, ma non credo si salverà il no, colpo infatti. Vidalima ma... per schivare il colpo di Nidalee ha fatto un passettino in su proprio dove c'era Jax che continuava a picchiarlo, quindi comunque il suo destino era segnato. Nel frattempo vediamo che in bot la telecamera ci porta a notare questo gioco di asce turbinanti in mid. Turbinanti. Vai Cannon, uccidi Gianna, uccidila. E voglio vedere. Comunque 2 a 2 con questo sì. Kill in top. Vabbè, sì. Anche le kill sono più. Anche i gold sono più o meno gli stessi. Infatti 8K per i blu contro 7.9 ora arriva. Ecco qua, c'è l'8 ora per il team purple. Quindi sì, partita molto equilibrata per ora. Ma secondo me per ora, cioè vabbè che è presto per parlare, ma quello che sta facendo la differenza nella squadra dei Purple è Jax, che sta veramente gankando bene, se sì, la viaggia sì. Di qua, di là, di su, di giù. Ottimo Forest. Per non parlare invece di Singed, che è un po' il punto debole, l'anello debole della catena avversaria, che abbiamo visto che bene o male riescono un po' sempre a saltargli addosso, però è molto prematuro cominciare sì. A parlare di chi sta facendo cosa. Vediamo, eccolo, attaccare Vidalee che attenzione è presa bellissima la catena, la catena. Trash kill. Ecco che il nostro Beniamino, nonché colui che vuole essere protagonista di questo video avendocelo inviato, ha fatto la sua prima comparsa, sì, con una bella kill di Vidalee, anche aiutato però da Trash che l'ha presa ottima combo di Trash. Tank support del Ranger, che aggiungerei anche un controller. Un ottimo controller. Beh, sì, Singed è proprio l'anello debole, abbiamo visto lì in top, continua a subire pesantemente la Nidalee. Sì. Nel frattempo qua sembra che Sbritz si farà un po' di soldini. Sì. Stanno facendo il Dragon, ecco qua. Il già, Dragon è fatto, Sbritz ha fermato, tardi. Di camera si sposta mid dove... sta succedendo particolarmente niente, ma niente, no, era molto più interessante. Non c'è nulla, quindi. Vabbè, Jax era comunque passato di lì per cercare di dare la stita al drago, non ci è riuscito. Sì. Scudo di Gianna che resiste così agli attacchi del mio amatissimo Dottor Kennen. Dottor Kennen. Già. Sì, attenzione però che il Dottor Kennen attacca Gianna e gli leva quasi tutta la vita, ma non ce la fa a killarla. Il lavoro che noi tutti da piccoli volevamo fare, il ginecologo delle madonne, delle donne. No, delle modelle. Ma io volevo fare l'astronauta. Astronauta non è il ginecologo delle modelle? No. Strano. Adesso sì, ma nel piccolo no, dai. Ma nel piccolo fai il ginecologo delle modelle. No. È un modo di dire. Non discorsi, però. È un modo di dire. Sì, lo so. Vabbè, comunque il dottor Kennen ci è riuscito, sappilo. Sì. Ha realizzato il sogno di un bambino. No, qua in top me la sento di dire che Nidalee sta decisamente tenendo sotto scacco il povero Singed che... Che anche molta paura di come vediamo ora dei gank di Jax che anche prima l'hanno killato, quindi sì. Non stiamo tenendo molto d'occhio in top perché la D-camera ci ha portato in bot, però in realtà io sto guardando nella minimappa e se vedo qualcosa di interessante vado subito. Ma ecco che sta arrivando il nostro Beniamino a dare man forte, quindi sarà un 2 contro 2 con i due jungler che daranno la loro parte. Aia. Ah, Singed forse ce la fa scappare, vediamo se ce la fa, ma no, si rintorna, Nocturne va a attaccare Jax, attenzione, ma Vidalee dal colpo di grazia a Singed, vediamo se Nocturne ce la farà scappare, sì, con un ottimo flash ce la fa. Nocturne stava cercando di stunnare Nidalee, ma doveva rimanergli vicino per farlo, non è potuto rimanere fino alla fine del cast perché è dovuto tornare indietro per aiutare Singed. Singed ha fatto un po' del suo dot in giro, ma non è servito a granché, e poi Nocturne alla fine ha fatto più che un attacco, ha cercato di parare
la fuga del suo compagno, che è vediamo comunque morto. l'attacco su Sona. Vai. Draven si porta a casa la kill anche stavolta. Ma la catena di trash su un bersaglio fragile come Sona è letale, perché poi Draven ci mette il resto. Sì, qui è un facile gank. Mi piace molto il player Draven. Te tifi per Draven? Sì. Con quell'ascia sì, mi piace molto. Che praticamente è gratis, se la riprendi è gratis, quindi... Sì, te la devi meritare però, sì. Attenzione, in mid, forse Janna verrà gankata da Jax e Kennen? No. Jax no, arriva troppo tardi. Jax ci rinuncia, infatti vediamo che sta beccando. È arrivato troppo si prende tardi. La sport in base, ma Kennen non ci sta rinunciando, eh? Vabbè, può sempre infastidire. Però vediamo che lo scudo di Janna è ottimo per evitare i continui attacchi di Kennen. Ma ricordiamo che Kennen non gli costa niente, perché va a energy mentre Janna spreca mana. Certo, sembra che ne sprechi pochissimo. Ulti di Kennen, subito anche questa, counterata perfettamente dalla ulti di Janna, che lo pusha indietro uscendo così dal raggio della sua ulti. Sembra proprio che siano due PG fatti per stare uno contro l'altro. Attenzione però, perché Nocturne si va a scontrare. Ulti di Nocturne per il salto, carica, miss della catena, quindi mi fa pensare che probabilmente si salveranno. Madonna, che mazzata che gli ha tirato. E Draven si porta a casa un'altra kill. No, Thresh deve... Per quanto stia cercando di tenerli impegnati, è il momento di tornare indietro. Qua in mid c'è Jax che continua a cercare di fare il kill insieme a Kennen, ma... Janna sembra molto, molto attenta, insomma. Attenzione perché Jax va dai, dai. A gankare Janna, vediamo se ce la fa killarla. Eh sì, c'è la kill, forse no. Oh mio Dio, vediamo che Janna ritorna. Lo scudo. Stun di Jax e si porta a casa la kill. No, bellissimo, sono morti tutti e due. Incredibile. Eh sì, quello scudo di Janna fa veramente la differenza. Eh sì. Però ottimo anche Janna che ci ha riprovato e col suo stun. C'era, Jax l'ha fatto in tempo col saltino dare il colpo di grazia, ma Janna ce l'aveva fatta. Sona, mamma mia, no, viene killata, bellissima. Grandissimo questo Draven che riesce a colpire la cieca in continuazione riprendendo il volo l'ascia e alla fine con la ulti ci dà il colpo di grazia. Thresh però viene ucciso da Vayne che scappa fuori. Ma no, no, non se la cava. Draven è inarrestabile. Sì, si è portato a casa una barca di inarrestabile. Vediamo che infatti Draven è 5-0-1. Buttiamo un attimo un'occhiata, perché dopo 12 minuti forse è arrivato il momento di guardare un po' come si stanno speccando i nostri giocatori e soprattutto chi è l'uomo partita e quanti soldi sta portando a casa. Vediamo che Nocturne, bisogna spendere una parola su di lui in quanto è il nostro protagonista, è ben 2-0-2, quindi significa che ogni volta che si è presentato per un gank o si è portato a casa un assist o si è portato a casa un kill, ma comunque è stato efficace. Sì. Come vi dicevo, Singed invece è un po' l'anello debole perché è 0-3-2, vabbè, ce l'abbiamo tutti in squadra sempre, mentre Draven è il massacratore di polli perché è 5-0-1. Sì, come tu prima, Asker ormai è inarrestabile, ma anche Jax comunque sta facendo un bel farm in forest. Ma vediamo Nocturne che va a gankare Kennen, ma non ce la fa. Kennen ormai è sotto torre, mentre top è sempre più schiacciante la supremazia di Nidalee contro Singed, quindi andrà a finire. Ha fatto il jump indietro, ma l'ha fatto anche male perché l'ha spostata sulla sinistra, non l'ha portata sotto la torre. Vediamo però Kennen è ridotto malissimo, il dottore è ridotto malissimo. Ma si sta curando. Vediamo che comunque abbiamo parlato solo della squadra blu. Andiamo a dare un'occhiata anche ai purple. C'è abbastanza un equilibrio sul piano uccisioni, perché c'è un 2-1 e un 2-1 da parte sia di Nidalee che di Jax, quindi nessuno sta facendo miracoli. No, infatti qua... anche le kill 8 per la squadra blu contro 5 per la spada purple, quindi solo 3 kill di differenza. Anche i gold comunque 3k di differenza, quindi si sono leggermente in favore alla squadra blu. Yeah. Quindi da lì che si tanca la torre, ma proprio in allegria, però capisce che non è arrivato ancora il momento di essere così sboroni. 11-9, va bene essere due livelli più in alto, ma attenzione, malissimo Draven su Sona. No, non c'è doppia kill, se la porta a casa Janna, ma bellissimo Draven, ormai non si ferma. Malissimo più, ragazzi. Ragazzi, si è già finito quella simpatica spada di cui non ricordo il nome, che accumula stack per ogni uccisione che fa, aumentandogli quindi i danni. Andiamo a vedere il un po'. Il massacro? Esatto. Grande nome in italiano, che poi alcuni si lamentano e dicono: ma no, voglio i nomi in inglese. Ragazzi, io l'ho scaricato in italiano, non è che posso mettermi.
studiare le cose in inglese. Abbiamo visto dalla grafica che ci ha fatto notare che Nocturne si è fatto il drago, quindi il buff per lui. Il gladio del massacro. Ci sarà gente con la pelle d'oca in questo momento che dice: Madonna, che nome orribile, le traduzioni letterali. E io farò apposta a farlo soffrire ripetendo il gladio del massacro. Come nell'altro video in cui tu, Nubji, continuavi a ripetere Draven. Driven, Le nostre pronunce sono eccezionali, ma noi siamo un sito esclusivamente italiano, per italiani, quindi bisogna parlare in italiano. Comunque abbiamo visto un miss da parte di Thresh. sì. Eh sì, Alle... anche perché la catena non è facile da prendere, Eh sì, è perché fa abbastanza solo in lento il diagonale. bersaglio. Vabbè, attenzione, però vediamo, Anche lo a sto stanno giro ha missato, stampando le peccato. ciance. Thresh va a gankare Nidalee, che non vuole, non ne vuole sapere di morire, ma ecco qua, ora Vabbè. muore. Era talmente intossicata dai gas malefici di Singed che Eh sì. era inevitabile ormai. Singed che comunque ne è uscito veramente ferito e non Attenzione, capisco perché stia bellissima catena pushando. di Thresh che va a bloccare Jax che andava a gankare L'ha Singed fermato un in fin di pelo vita, prima. Eh quindi ottimo Thresh. sì, sto Singed proprio non No. la vuole capire. Vediamo Stavolta l'ha Thresh che ancora stava praticamente salvato. Eh parando sì, ma il vanno di tutti in dietro top a per Singed. salvarlo. Cioè... Madonna, ma che male che fa l'ascia adesso di Draven. Cioè, gli basta un lancio più. Dai, ammazza qualcuno, ammazza qualcuno. No, Gianna si porta a casa la kill. No. Ma E vediamo che perché? Sana scappa da Nocturne. Gianna, appunto, vediamo se ce la fa. Arriva anche Draven, la vedo bruttissima per Gianna. Ecco qua, uccisione No, doppia per Sona, Gianna. non Gianna. Cioè, sì, bruttissima persona, bellissima per Gianna. Ah, certo. Sì, quell'ascia di Draven fa malissimo adesso. Ormai si è vestito da panico. Si è fatto anche le spade gemelle lì. Com'è che si chiamano quelle? Fervore. Ecco, che aumentano attack speed e critico. Vedete, sto studiando, mi ricordo dall'icona che cosa fanno, però il nome mi chiedete troppo. Però se memoria tutti i nomi degli oggetti mi sembra eccessivo. Beh, partita adesso In nettamente vantaggio a per la per favore, che il ah, blu Gianna ha team. anche distrutto appunto la prima torre mid, quindi Ma partita distruggeranno nettamente anche a la favore della seconda. squadra blu, 14 a 5 appunto con le uccisioni, 27.5k di gold per la squadra blu, ma attenzione, Salto di Frostbite, Nocturne che Nocturne col rischia flash ce la fa tantissimo. scappare, bellissimo. Eh sì. Molto spavaldo Nocturne, ma per fortuna sopravvive. Nel frattempo in top, però un minimo Singe ha recuperato, perché era sotto di un paio di livelli, adesso invece è 11 a 12. E si ostina a fare la sua mossettina di speed e dot, ma sembra che a Nidalee proprio non gliene freghi niente. Vediamo che qua in drop, cioè sì, in drop, in bot, Vayne non ha capito l'andazzo e dice: Ma io li ammazzo tutti. Sì, certo, Sì, e come no. Nocturne gli fa capire che non è così. Da La solo vediamo contro ancora 3. Draven che si Oh, magna, scatena magna. sul E Sona, non va a vede che bloccare la c'era un kill. Jax nascosto nei cespugli a teletrasportarsi. Vabbè, non poteva vederlo perché appunto era nei cespugli. Se l'avesse visto sarebbe stato un altro kill per lui. Sì, lì non ho capito molto Vayne, da sola contro tre che, mai, che voleva a tutti i costi tirare giù Gianna. Ma lascia stare, scappa. Comunque Draven 8-0-3, quindi gran partita per lui. 8-0-3, accidenti. Eh sì, anche per Nocturne, colui che ci ha mandato il video. Ma attenzione, Ken prova la kill su Thresh, ma arriva anche Jax, vediamo se lo killa. Eh sì, c'è la kill di Jax su Thresh. Eh C'è vita nell'universo, ogni tanto fanno qualche kill anche loro, attenzione. sì, non si danno per morti, anche se stanno a 10 kill di differenza e 7k di gold di differenza, appunto. Eh già. Sì, poi c'è Nidalee soprattutto che non si è accorta di niente. Cioè lei dice: Io non guardo il resto del team, il team non guarderà me. Cioè, io sono qua in top e mi diverto contro Singed che fa schifo. Lasciamo perdere se il resto del team sta succhiando a pannello proprio. certo. Attenzione però Jax Intanto che va ad attaccano attaccare Gianna Gianna, prima anche che Nocturne va a ormai. Bella, difenderla, ma Jax è costretto alla gli è ritirata con un entrato il flash e anche fear. Nocturne si ritira in forest. Estremamente pushati i mid del team Purple. Gli è entrato il fear a Nocturne, ma comunque non è Scusate. riuscito a finire Jax. Eh sì. Vediamo che ora stanno pushando anche l'ultima torre mid. Accidenti, che male. Sì, vabbè, Nidalee il suo danno ormai lo fa. Infatti, Eh abbiamo sì, eh. visto con una sola freccia cosa ha tolto a Ma Gianna, attenzione però. perché Nidalee ora è Non circondata, può ma certo fare Draven tutto da ancora solo. su Draven.
kill. Bene, è andato. Intanto lì vediamo un po' chi sarà il prossimo a cadere. Se Nidalee, la vedo molto ferita. Sì, finalmente Nidalee si è accorta della gravità della situazione. Si dice cacchio, qui sono fortissimi. Anche Jax ora verrà killato. Sì, da Kennen. Ragazzi, ragazzi, attenzione. Kennen zitto tutta la partita, aveva la mia stima e la mia attesa. Io aspettavo che questo piccolo nanetto facesse la sua giocata ed ecco che alla fine si porta a casa il kill del campione della squadra avversaria. Sì, ma mentre la partita è finita, come ormai insomma era molto prevedibile, 20 a 7 finisce Vabbè. la partita e Vittoria vince la morale per il squadra mio blu, quindi piccolo. complimenti a tutti i giocatori della squadra blu, ma anche a tutti i giocatori della squadra purple. Mia vittoria morale per il piccolo dottor Kennen che ha portato 10-1-4 Draven che si sentiva invincibile ed è morto ucciso dal dottore. Sì, un po' la quinta della partita questa. Eh sì, no vabbè dai, non facciamo offendere Nocturne che ci ha mandato la partita parlando di qualcun altro. No, Ottima complimenti partita anche per a il tuo Nocturne che ha team, fatto 3-0-9, Nocturne. quindi. Sei stato sempre incisivo, purtroppo ti sei preso tanti assist e pochi kill, però vabbè, abbiamo visto che hai dovuto spesso anche giocare per difendere qualche compagno un po' scarsettino e quindi giustamente support per, cioè support assist per te. Nell'altra squadra direi che non c'era un po' nessuno di significativo, hanno giocato un po' a spanne. Sì, bella partita per C'era. entrambi e noi come al solito vi invitiamo a seguirci anche sul nostro canale Sud Protagonista e trovate il link nella descrizione del video e perché no, iscrivervi se vi piace Vabbè, e certo, al prossimo perché video. la settimana scorsa abbiamo iniziato a fare due video alla Ah sì. settimana, uno qua su LOL Italia e uno sul nostro canale, quindi se volete vedere anche l'altro video dovete venire sul nostro canale. Va bene, con questo vi salutiamo. Ciao a tutti. Ciao ciao!